Ovviamente no, prima i cittadini, ma se potete fare 10 metri indietro. Aiuto, aiutaci! Aiutateci! A 500 metri, quindi conosco, però sono qua fisicamente per ricordare che non ci sono quartieri dimenticati e case dimenticate. Qua ci sono, siccome a me e molti di voi mandano foto, mandano mail, mandano audio, se non per me, lo conosco il problema, ma per le telecamere e i giornalisti, quali sono i principali problemi con cui tutto problema, l'anno è... schifo, c'è il tutto loro in questa è zona! È una casba! Anche la polizia può circolare liberamente. Abito in questo quartiere. Era un quartiere residenziale. Ci abitavano operai, bottegari, media borghesia. No? Anche se avevamo sempre avuto i problemi che dall'altra parte ci sono le villette, ma problemi non ce n'erano. Vogliamo essere mantenuti da noi! Si viveva benissimo, le porte erano sempre aperte, la gente andava d'accordo e tutto. Ma da quando l'hanno fatto diventare un ghetto non è più vivibile. Questa piazza la sera non si può. Non puoi camminare. Anche no, perché molti dicono che non si vive con la paura, col terrore che possa succedere qualcosa. Gli abitanti del piano rialzato hanno tutte le spalle, come se vivessero servitori. Ecco, pertanto, davanti al mercatino qua è diventato la vendita abusiva di zingari e tutto. Reclami ti danno subito del razzismo. Qui non è questione di razzismo, qui è questione che nessuno vuole integrarsi, non che noi non vogliamo che questi figli. Sono loro che non vogliono, anzi, fanno i quadroni. Fanno i quadroni. Ci sono certe scale, io permessi a loro. Io sono nata e cresciuta in questo quartiere, in Viale Marionio 9. Ed era un'isola di felicità. Nessuno è contro l'aiuto verso chi ne ha bisogno, ma deve essere un aiuto strutturato, ben costituito e non, che non diventi una guerra tra poveri, perché quella che è diventata, cioè quella che il vero odio non è assolutamente fomentato da condizioni di vita che fanno pena. Gli abusivi che vivono in condizioni inumane si rifugiano nei solai, nelle cantine, con fiammelle, danno fuoco, con le bombole del gas. La via Marionio, non hanno la linea telefonica, non hanno la linea del gas, non hanno porte, citofoni. Questo nulla, è Marionio. Non hanno la custodia scappata perché la minacciavano di morte. Non abbiamo le custodie, non abbiamo niente. Cioè, i custodi sono scappati perché la minacciavano di morte. In via Paravia, l'ultimo incendio che c'è stato. Fortunatamente che non c'erano bombole. Io abito al numero 6. Sì. Per la igiene. Non c'è portineria, si perde la comunicazione, si perde nella busta, non lo trova. Anche deve avere una portineria, la porta di ferro non funziona, estrapolare in una settimana lo tirano via, questo è tutto. Dimmi qualcosa, signor. Ma noi abitiamo nei condomini privati, però. Bravo. Quindi voi state in case private. Certo. Anch'io. E qua il disturbo, io pago la spazzatura, le tasse, eccetera. Non viene la polizia, mi hanno minacciato con l'acqua in faccia, mi hanno sputato. Ho chiamato la polizia, mi ha detto
che colore vestiti, che razza è, e gli ho detto vieni prima qua a salvarmi. Le signore agitate, mi ha chiuso il telefono, avete capito? La polizia, Matteo, ci mandano e poi mi dice abbiamo la mostra abusiva, mi hanno rubato, mi rubano in casa con me per la paura che vengano occupati. Dille che c'è una mostra abusiva, forse sala ha riempito tutte le caselle di promesse che non ha mantenuto nel volantino che io ho, caricava tutta la colpa a voi. Sono passati 5 anni, Matteo, non è cambiato niente, siamo andati solo in picchiata. In via Ricciarelli al 46 c'è una moschea abusiva sotto in uno scantinato. In Ricciarelli? A 43 abbiamo una moschea abusiva che porta i bambini alle 11 così nella moschea. Sono venuti tutti. Salvini, sono venuti tutti. Tutti l'hanno vista, ma nessuno fa niente. Basta, non parlo più. Un attimo, dovete sentirmi tutti. Io c'è il negozio qua, via Morgantini 1. E io sono stata picchiata, rubata, è successo di tutto colore. Io sono egiziana, 35 anni in Italia, però quelle che le vedono è questa, proprio, che siamo arrivati tutti, non parliamo di moschee e di cose, perché ragazzi, il musulmano è vero, i musulmani veri non fanno male a nessuno. Ma non siamo razzisti. Io sono Il problema della polizia, non fanno niente a nessuno. Ascolti, quanti chiamiamo la polizia, non fanno niente a nessuno, lasciano tutti a fare quelli che fanno, perché la polizia lavorano loro con loro, perché venivano a vedere che una persona come me è caduta per terra, è stata picchiata, è stata rubata, non hanno fatto niente. Dicano vai a fare la denuncia, hai fatto 100 denuncia, ma nessuno che ha fatto niente. Andate a lavorare voi! Dopo lo mandano dentro, rubano la collana alla gente, minacciano la gente, picchiavano la gente, ma qua viviamo tutti una situazione malissimo, non c'entra Matteo, non si vive più, si deve aiutare, è assurdo, siamo un quartiere, dov'è che è il negozio? Qua, via Morgantini 1, qua, tutta la gente non sa quello che succede con me, mangiano e non pagano? Sì, scappano, cioè, tutti spacciatori, mangiano e scappano? Sì! Noi paghiamo le tasse. I bambini fanno la scuola di Via Dolcio, due maestre amiche in quella scuola. Sono disperate, come fanno a insegnare con un'utenza del 75% di stranieri, di tutte le etnie? Maestri italiani che sono 20 anni che fanno l'insegnante, come fanno ad aver imparato l'arabo e le varie lingue degli altri popoli? È impossibile, questi bambini saranno sempre non integrati i nostri, perché ce n'è 4 su 3 italiani. Quello delle case, della moschea. Qual è il negozio? Il mercatino qua. Sì. Chiude? Sì, chiude. Ma noi non dobbiamo, siamo chiudenti tutti, perché non mi lasciano lavorare, non lavoriamo con la pistola, la sta tirando la testa.
35 anni, ma non l'ho mai visto, perché le vedo. Che disastro! Io non mi sono mai ditelo che sono le bancarelle anche. E spacciano, fanno finta di vendere le scarpe invece vendono la coca e tutto il resto. Dove dai, su! E questa ragazza quando smette alle 11, siccome io abito molto più vicino, sono in Massarenne, si ferma a dormire da me. Dalla paura che ha di arrivare fino in via Viati. Perché l'hanno inseguito 3-4 volte. Vanno alla Caritas a prendere il pacco e lo vendono tutto qua in giro. Vendono tutto il pacco. Il pacco alla chiesa. Vendono tutto il pacco. Ma dove sono io? Perché ancora da prendere il pacco. Se lei le capita di vedere, di mandare il mercato, al mercato, vendono grana, vendono sì, tutto quello che prendono. Ma stiamo scherzando. Fanno 4-5 giri, prendono e vendono. Hanno rubato una bicicletta. La beneficenza che non è al primo piano. Salendo e scendendo con una corda. C'era testimonio il giornalista Poggi, che è venuto quella mattina a documentare. Perché quelle comunali le smontano sotto il mio terrazzo, poi se le portano al 22 e vendono i pezzi. Devi andare via, io pago 400 euro. Il problema è che siamo in quartiere ormai di vecchi, i giovani sono scappati. E in mezzo alla merda, partito da lì io non vado. 400 vado. Io e mio marito, è una vergogna. Ma questo, guarda, attenzione, con la luce, maledetti. Buonanotte, onestissima. Allora, non voglio pubblicità, non voglio niente, ma hanno tolto il reddito, non ho mai voluto il reddito perché mio figlio era parte 23.000 euro, ma lui è disabile, c'era il curatore, il tribunale minorile. Io voglio il lavoro, non voglio il reddito. Io voglio il lavoro. Due, mi hanno staccato la luce senza preavviso, con tutte le bollette pagate, adesso c'ho il carico, tutte le chiese pagate, abbiamo dato tutte le bollette, io sono senza luce da 7 giorni. Sì, adesso, una alla volta parliamo. In 5 giornate un bambino che dorme con me è di mio, che ha 13 anni. Io vivo in via Prenestra. Io non chiedo mai, voglio un po' di rispetto, voglio essere sono onesta, ho sempre pagato tutto. Adesso io ci dico, no, ma io devo fare la parola, abbiamo portato tutto, abbiamo andato in me, non sono trascorso da 4 giorni, ce l'erano tutti ancora tenendo e non hanno ancora attaccato la luce. Questo parco non si può portare un bambino, io con il bambino disabile. Questo parco giochi? Sì, guarda quanto è fuori. Ma da nessuna parte. Ma mancano loro. Picchiano i bambini, picchiano le mani, picchiano. Io chiedo soltanto all'Italia di dare un lavoro a chi anche sono 187 euro per premio di invalidità. Perché non aumentate le pensioni? Come cazzo faccio a vivere? Signora, oggi parliamo del quartiere. Adesso parliamo del quartiere. E ci volete togliere anche il reddito? La famiglia, i proprietari, da 20 anni, sono egiziani, regolari, lavorano, hanno un valore di ragazzo di 20 anni disabile, completamente, cioè sanno, fa fatica a fare tutto, non le possono dare la cosa.